Perché la Juve deve le scelte di Pogba? Sono passati quasi 300 giorni, per l'esattezza 292, da quando Paul Pogba ha giocato la sua ultima partita da titolare, era primavera. La metà di aprile, e il Manchester United superava il Norwich 3-2. Tre giorni più tardi. Lo hanno buttato dentro negli ultimi 10 minuti della gara strapersa contro il Liverpool, 4-0. Poi, il nulla, si è fermato per un infortunio al polpaccio, che seguiva quello alla coscia a causa del quale era rimasto fuori un paio di mesi. Quindi, passato alla Juve, è stato il ginocchio a fare crack. La sensazione che Pogba sia diventato di cristallo ormai da qualche anno, l'ultima stagione nella quale ha giocato con continuità rimane quella del 2018-19, è fortissima. Al punto che qualcuno adesso mette in dubbio l'oculatezza della scelta della Juve, che ha puntato molto su di lui. Facile parlare adesso, quando il francese è tornato in bianconero. Per di più da svincolato, ovunque hanno celebrato l'operazione del club. Avrebbe guadagnato 10 milioni netti bonus inclusi. È vero, ma si potevano utilizzare le agevolazioni del decreto crescita. Un campione di questa dimensione, merce ormai rara per il nostro calcio, meritava uno sforzo. Quanto accaduto nei primi mesi di Pogba alla Juve ha cambiato le carte in tavola e i giudizi. E non solo perché Paul non ha giocato un solo minuto. La questione è diventata anche un'altra, legata a scelte e comportamenti del giocatore. Soprattutto per la decisione che ha preso all'inizio di agosto, con l'infortunio al ginocchio. Se si fosse operato subito, avrebbe probabilmente saltato il mondiale, ma avrebbe avuto l'articolazione ripulita in via definitiva, 2 mesi e mezzo. Più o meno, e sarebbe tornato a disposizione della Juve. Così consigliavano gli specialisti consultati. Ma Paul non si è arreso, finché non ha trovato qualcuno che gli ha detto ciò che voleva sentirsi dire: l'operazione non è indispensabile. Può essere sufficiente la terapia conservativa, in questo modo sarai in campo in poche settimane. Pogba ha pensato a se stesso, al mondiale da salvare, non alla Juve che aveva già iniziato a versare sul suo conto quasi 1 milione al mese. Alla fine ha capito che no, non era quella la strada. E a inizio settembre si è operato. Avendo buttato un mese di Juve, e addio mondiale, ovvio. Quando Allegri ieri ha annunciato che Pogba ha un problema muscolare, e che il rientro slitta ancora, è sembrato sconfortato. In quel magari tra 2 o 3 mesi sarà top di max c'è tutto lo scoramento di un allenatore quasi rassegnato all'idea di non averlo per quasi tutta la stagione. E mentre lui, Max, pensa all'aspetto tecnico, è anche opportuno chiedersi chissà se in società qualcuno lo sta facendo, come sia possibile che la Juventus debba pagare per intero lo stipendio a un calciatore che ha deciso di rinviare un intervento chirurgico senza valutare quale sarebbe stato il rischio per gli interessi del suo club. Uno poteva imporgli di operarsi, ci mancherebbe, ma è giusto che quella sua scelta, legittima però rivelatasi completamente sbagliata, debba essere pagata solo e interamente dalla Juve, in campo e nel conto economico,